opposizione, maggioranza e governo. Noi siamo qui per cooperare, cooperare però per il bene pubblico, Ministro. Grazie. Sono altri iscritti a parlare? Non essendoci altri iscritti a parlare, metto in votazione l'emendamento 1.53 Colletti. Parere contrario, Commissione, Governo, relatrice, Forza Italia, favorevole del relatore 5 Stelle. Aperta la votazione. Marzano, Giuditta Pini, è chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 1.54 Colletti, che chiede di intervenire. Prego, ne ha facoltà. Forse effettivamente con l'emendamento precedente era un po' troppo giustizialisti, lo ammetto. Pretendere che un dipendente pubblico condannato per un reato contro la pubblica amministrazione perda il proprio lavoro, in effetti posso convenire con lei, mi sembra un pochettino troppo, signor Ministro. Allora ci mettiamo magari una pezza. Mentre la norma che voi in realtà già prevedete e abbassate la condanna da 3 a 2 anni, noi la abbassiamo ad una via di mezzo. Se non la condanna sic et simpliciter, prevediamo una condanna superiore a un anno. Ora, converrà con me che una condanna superiore a un anno non è poca cosa, soprattutto per un reato contro la pubblica amministrazione. Spero che convenga con me, perché dal suo silenzio in realtà non posso desumere nulla, o almeno nulla di buono, signor Ministro. Onorevole Mazziotti. Sì, grazie Presidente. Io non ho fatto in tempo a intervenire prima, ma il tema è lo stesso. Vorrei dire questo in via generale su questa legge. Ci sono una serie di disposizioni che possono essere migliorate, su questo non c'è dubbio. Noi l'abbiamo ricevuto dal Senato e come Scelta Civica abbiamo indubbiamente delle osservazioni, le avremmo poste, ma pensiamo, dopo l'esperienza di questi 2 anni di attesa dell'arrivo del provvedimento del Senato, che valga la pena adesso chiudere, introdurre le norme che vanno bene o che sono perfette dal nostro punto di vista e magari lasciare qualcosa su cui intervenire. Rispondo all'onorevole Colletti, io sono totalmente d'accordo con lui sul principio. Dal nostro punto di vista, un dipendente pubblico che viene condannato per un reato contro la